Salve a tutti, oggi video sul vinile. Finalmente mi è arrivato il kit che aspettavo da tempo. Bene, oggi vi faccio vedere come creare appunto la scritta che a me serve per mettere in un album che ho fatto. Però voi potete creare quello che vi pare, anche dei disegni. E sono molto belli, credetemi. Il vinile è il materiale più versatile perché comunque è un materiale che va su tutto, anche sul vetro, sulla plastica, carta e cartone, su legno e tante altre superfici, mentre è poco raccomandabile per i tessuti perché si stacca. Io ho fatto una prova. Perché per il tessuto c'è un materiale apposta simile al vinile, io penso, che è il termoadesivo per tessuti, e nel sito creativamenteplotter.it ne trovate di tanti colori ed è questi. Se andate nel sito di Simone, e comunque è molto fornito. Bene, io oggi vi farò appunto la scritta, però nella scatola, nel kit, troverete una card dove voi dovete cancellare dietro la linea grigia e troverete una serie di numeri che vanno messi nel sito, nel vostro account, e vi potete scaricare gratuitamente dei 10 disegni, e sono questi. Io li ho già scaricati, vedete? Questi sono i disegni gratuiti che potete avere con la carta. Bene, detto questo, ci andiamo a creare la nostra scritta. È molto semplice il tutto. Io faccio questa scritta, come ho detto, perché a me serve. Prendiamo lo strumento testo, ci scegliamo un font. Io ho scelto questo perché mi piace. Per la scritta che devo fare va bene questo. E scrivo momenti da ricordare. Vedete, questo è un font che a me piace tantissimo, non c'è neanche bisogno di fare il salda perché mi piace così come lo vedete. Magari in un altro video con un altro tipo di vinile vi farò vedere anche un'altra opzione, come magari attaccare il testo per scrivere tutto attaccato una lettera o una frase. Bene, fatto questo, lo posiziono in alto e vado nelle impostazioni taglio, mi scelgo silhouette vinile e vedete che di conseguenza mi setta già la lama, la velocità e lo spessore. Non c'è bisogno di fare altro, perché generalmente va bene già come dà nelle impostazioni. Poi vedete voi quando tagliate se c'è qualche cosina da modificare, ma non penso. Bene, ora passiamo nell'altro visuale, che vi faccio vedere come tagliare con la silhouette e poi trasferire la scritta all'album. Ecco qui nell'altra visuale che vi faccio vedere il kit del vinile. Vi avverto già che nel prossimo video vi farò vedere il portarotolo e altri due materiali bellissimi. Non vi anticipo niente, così vedete il video. Bene, ora vi faccio vedere cosa c'è dentro questo kit. Apriamo la scatola e troviamo vinile, logicamente, e sono di quattro colori: bianco,
nero, verde e un rosa che tira sul fucsia. Poi abbiamo questo che è il transfer application tape che ci serve per trasferire la scritta da quando l'abbiamo tagliata a dove lo dobbiamo posizionare nel nostro lavoro. Poi vi farò vedere tanto tutto. Poi abbiamo il solito libricino delle idee, che qui ci sono alcune idee di come utilizzare il vinile. Poi abbiamo il DVD in inglese, qui vi dirà come fare col vinile. Poi abbiamo questi due attrezzini, questa è la spatolina e questo è lo spellicolino oppure uncinetto, vedete voi come volete chiamarlo. Qui viene chiamato gancio. Poi abbiamo questa card, che è quella che vi dicevo prima, che serve per acquistare i 10 disegni gratuiti dal sito. Noi dobbiamo cancellare la barra grigia che è qua, io l'ho già fatto, io ho già fatto vedere che li ho scaricati, e questa è la card. Ecco, questo è quello che contiene la scatola. Ora vi faccio vedere il taglio e come posizionarlo sul. Io in questo caso posizionerò la mia scritta nell'album. Bene, ora vediamo come regolare la cameo per il vinile. Prima di tutto vi dico che non ci vuole il tappetino perché il vinile dietro ha già la pellicola, questa qui bianca, quella che poi verrà tolta, che protegge la base della cameo e la lama non taglia sotto e quindi non si rovina. Però, visto considerato che qui abbiamo la macchina che è regolata per il tappetino, dobbiamo spostare questa guida alla prima tacchetta qua. Quindi, come si fa? Dobbiamo tirare giù la levetta che abbiamo qua, poi con la mano destra tenere fermo, vedete? Io la porto nella prima tacchetta, vedete qua? Ve la avvicino, oddio, scusate, ve la avvicino per fare vedere. Vedete? E questo, una volta che abbiamo regolato la guida, dobbiamo ribloccare la nostra barra di ferro. Inseriamo il nostro vinile sempre a pari alla nostra guida che abbiamo qua, vedete? E diamo carica tappetino. Poi controlliamo se la lama, abbiamo detto che deve essere nel 2 e vedete, si vede, la riposizioniamo nel suo spazio cercando di inserirla bene, deve andare fino in fondo perché altrimenti non taglia bene, si blocca la lama e così partiamo con il nostro lavoro ed ho il comando taglia dal software. Invia a silhouette. E ora mi sta tagliando. Ora ha finito, scarichiamo.
e taglio il pezzo che non mi serve. Questo lo metto via, tolgo qua, questo buttiamo, poi ci prendiamo questo e togliamo, come ho detto, le parti che è rimasto dentro questo. E questo è la scritta. Ora prendiamo la nostra trasfer. Ci tagliamo quello che ci serve. Io ne taglio un pezzettino così. Togliamo la pellicola. La mettiamo sopra alla nostra scritta, così, vedete? Ora facciamo aderire bene alla nostra transfer e vado a prendere l'album che ho fatto, apro, e lo attacco faccio aderire bene sempre con, vedete, con questo. Vado a staccare piano piano ed ecco la nostra scritta. Ecco qua, vedete? Il bello è che ve lo posiziona come lo avete scritto, esattamente nel punto dove volete. Vedete? Molto bello, a me piace molto. Questo è un modo per usarlo. Poi lo potete usare in tante altre superfici, in tante altre cose, nei vostri anche progetti scrap. Farò anche una card e vedrete che vengono benissimo. Io spero di essere stata abbastanza chiara. Per qualsiasi informazione fatemi sapere, poi metterò nel box in fondo, nella la pagina dove troverete il kit, se lo volete acquistare. E al prossimo video. Ciao!